Adesso abbiamo preso anche un vasetto con un po' d'acqua, uno straccio e usiamo di nuovo questo pennello. Il nostro gesso è questo qua, come spiegavo, della sminke, che è molto molto morbido. Lo prendiamo qui al lato e ne prendiamo un pochino, prendiamo un po' d'acqua, bagniamo un po' la tela. Bagnando un po' la tela prima ammorbidiamo la stesura del gesso acrilico. Questa operazione qua si fa anche quando si dipinge ad acquerello sulla carta, perché bagnando la carta adatta ad acquerello, si va a realizzare ottime sfumature con il colore. Più si bagna la carta d'acquerello, ad esempio, più si riesce a fare delle sfumature ottime con il colore. Qui invece abbiamo la preparazione della tela, che bagnando con un po' di acqua la tela, poi prendiamo il gesso acrilico e ce lo stendiamo sopra. Non ne prendiamo tanto. La prima mano deve essere molto liquida. Il gesso nella prima mano ci permetterà di stendere bene, di rendere più bianca la superficie. Ogni tanto prendiamo un po' di gesso. E già con questa prima superficie riusciamo a capire che bagnando la tela abbiamo una modalità di stesura del gesso molto più morbida. Una volta che l'ho stesa bene con questo pennello, asciugo il pennello con la carta. Poi prendo un pennello a ventaglio e cerco di stenderla in modo uniforme. In vari sensi. L'acqua mi permetterà anche di appiattire meglio le pennellate, perché comunque si adageranno una sopra l'altra. Si asciugherà anche prima. Quando vediamo che il pennello fa un po' di righe, cerchiamo di asciugarlo e di muoverlo ancora. Chiudiamo intanto il gesso acrilico, perché non ne abbiamo più bisogno, e facciamo pennellate lunghe su tutta la tela. Dobbiamo lavorare bene questa fase, perché più riusciamo a rendere liscia la tela, meglio andiamo a dipingere. Però non deve essere assorbente, per far questo bisogna grattare con la carta vetrata ogni passaggio che faremo. Si continua a sfumare fino a quando si sente che il gesso è leggermente più duro, in modo che riusciamo a capire quando fermarci. A questo livello le pennellate cominciano a scomparire. Adesso la tela è più bianca di prima. Adesso prendiamo e laviamo con l'acqua un pennello e anche l'altro. E attendiamo circa mezz'ora che asciuga bene. Tra mezz'ora prenderemo la carta vetrata, faremo di nuovo, scartavetreremo la tela a modi rotondi, come abbiamo fatto prima con la resina acrilica. E poi passeremo una seconda base di gesso acrilico. La tela adesso appare un po' più bianca di prima e quindi sarà pronta per raccogliere, appena si asciuga, la seconda stesura. Quindi più bianca e più liscia è la tela, bisogna sempre scartavetrarla per avere la possibilità di avere un fondo che sia
molto molto liscio e uniforme, però appunto grattando ogni volta con la carta vetrata si evita di rendere elastica la superficie della tela, perché poi comunque si dipingerà molto bene. Infatti adesso le prime pennellate non ci sono, non si vedono, si vede soltanto ancora la trama della tela. Ora, dopo aver steso la prima superficie di gesso acrilico, andiamo a grattare con la carta vetrata. Mi piego un pezzo, non tanto grande, e vado a fare con movimenti rotatori a grattare la tela, in modo molto leggero. Bisogna stare attenti a grattare tutte le parti della tela senza dimenticarle, così otteniamo una superficie che non è più elastica. Rifaccio per sicurezza di nuovo su tutta quanta la tela. Ora, dopo aver grattato la tela, con un panno andiamo a togliere la polvere. Ok, una volta grattata la tela, dobbiamo sentire che la superficie è molto liscia. Ora prendiamo di nuovo il nostro gesso acrilico, con cui l'operazione si può fare molte più volte sulla tela, dare il gesso acrilico, poi grattare con la carta vetrata quando si asciuga bene. Quindi ogni volta questa operazione può essere ripetuta anche per 4-5 volte, se si vuole. Io la farò per 2 volte, perché comunque ho già una tela molto molto liscia e non ho bisogno di prepararla così tanto. Allora, adesso intingo il mio pennello piatto nell'acqua, bagno un po' la superficie per andare meglio come ho fatto la volta precedente, a stendere il gesso acrilico, però ne metto poca acqua. Prendo il gesso, lo stesso gesso che ho usato sempre la volta precedente, e vado a stenderlo in modo intanto con delle pennellate. Mi stendo le pennellate da in cima in fondo della tela.
tirando già col pennello, perché così avrò la superficie che viene più liscia. Bagno un po' di acqua e la metto qui. Prendo il gesso. Prima di stenderlo uniforme, devo preoccuparmi di stenderlo su tutta quanta la tela, in varie direzioni. E solo poi penso a come stenderlo in modo uniforme. Una volta che ho finito di stenderlo, chiudo subito il barattolo, perché col caldo prende aria e può seccarsi il gesso. Adesso inizio a preoccuparmi di stendere bene il gesso acrilico nella tela. Quando sentite che il gesso acrilico scorre bene senza far rumore nella tela, vuol dire che la superficie è bella liscia. Preparare la tela è un'operazione molto delicata, bisogna stare attenti a come prepararla bene senza fare troppi grumoli di gesso. Bisogna stendere sempre le mani di gesso in modo piuttosto diluito, semidiluito, e farne più di due o tre di solito. Però dipende dal tipo di tela comunque, perché se è già bella liscia non serve farne più di due. Adesso con un pennello un pochino più grande, questo qua col ventaglio, cerco di appiattirmi ancora di più il gesso. Qua stendo meglio perché si era formato un piccolo grumo. Adesso lasciamo asciugare e lavo i pennelli. In questo modo la tela, dopo questa superficie di gesso acrilico, sarà più pronta per raccogliere la prima mano di bianco ad olio. Adesso riprendiamo la nostra carta vetrata fina e andiamo a fare un'altra carteggiatura alla tela dopo aver dato la seconda superficie di gesso acrilico. Come dicevo prima, ogni superficie deve essere sempre carteggiata bene per poter togliere l'elasticità della superficie precedente e di poter raccogliere meglio quella successiva. Sempre con movimenti rotatori dobbiamo fare in modo di carteggiarla. Adesso abbiamo finito con la stessa identica passaggio di prima, andiamo a togliere la polvere.
Ecco, in questo modo adesso ci troveremo la tela che sarà pronta per raccogliere la pittura d'olio. Prima di fare il disegno, voglio fare anche una superficie di bianco ad olio per renderla più luminosa, in modo che quando disegnerò avrò la superficie completamente bianca e anche quella andremo a fare una carteggiatina sopra. Qui adesso stendiamo del bianco ad olio. Allora, ora prima di fare il disegno abbiamo bisogno, dopo la base di resina acrilica e due basi di gesso acrilico, dobbiamo stendere il bianco ad olio. Abbiamo bisogno del liquin original come medium, che io ho messo in un vasetto. È un po' denso, però se lo mescolate con il colore diventa un prodotto che è molto molto liquido. Quindi io ho messo nelle istruzioni come si usa il liquin e basterà che date un'occhiata a come si usa. Comunque, quando si compra il barattolo bisogna sempre cercare di sbatterlo un po', perché altrimenti rimane troppo denso, perché c'è una parte liquida e una parte densa. Entrambi vanno mescolate per cercare di poter dà la possibilità di essere ben omogenee. Una volta che ho fatto questo, prendo un po' di liquin original, lo metto nel piattino e mi prendo del bianco ad olio della Winsor & Newton. Questo qui, che ho quasi finito. Esistono i tubettoni da 200 ml della Winsor & Newton, della marca Winton, che è un bianco titanio ad olio. Adesso ho creato la mescola con il liquin e il bianco, creando un omogeneo sfondo nel piattino. Dopo aver fatto questo per bene, aver mescolato bene il bianco con il liquid, si deve fonderli molto bene e si cominciare a dipingere. Allora, il colore lo stendo con un pennello un po' piccolino prima. L'importante è che sia morbido per togliere le pennellate e per non sentirle, per sentirle più fluide. Questa base qua di bianco ci servirà per dare molta più luminosità al colore quando andremo a fare il disegno e a dipingere la nostra grisaglia. Posso pure metterlo un po' denso perché comunque adesso devo tirarlo bene il colore. Man mano che lo stendo, cerco di togliere le macchie e i grumi anche che si formano, quelli intendevo. Infatti vedete che io metto pure colore di più anche, però tutto questo lo stendo fino a che lo finisco, che lo consumo. Adesso sono arrivato circa a metà tela. Ne ho un'altra metà. Allora metto il bianco. All'inizio, anche se è tanto, non preoccupa, perché una volta che rimane ben stirato il colore, dopo si asciuga anche bene. Il bianco è un colore che impiega molto di più ad asciugare, anche se è liquin. Il liquin, essendo un essiccante, fa seccare bene gli altri colori più lentamente, cioè più velocemente, mentre con il bianco lo rende più lento.
Quando sarà ben asciutta questa superficie di bianco, andremo a grattare un pochino con la carta vetrata anche la superficie di bianco, proprio per ottenere una superficie che non ha nessun tipo di elasticità prima di dipingere. Questa è una preparazione universale che io faccio alla tela. In più, il bianco serve a mantenere i colori molto più luminosi, come proprio nella teoria Leonardo da Vinci, che diceva che sfruttando il fondo bianco i colori rimanevano molto più luminosi, anziché mescolarli. È molto importante ricordare questa sua teoria perché dà tanta luminosità nella pittura quando si fa una pittura fotografica in stile iperrealista, perché ci sono tanti contrasti. Se una foto è fatta bene con la luce del sole che batte nel posto giusto e anche rimane molto, molto armoniosa tra luci e ombre, lo sfondo bianco è la cosa più importante da tener conto. Dopo aver lavato bene l'altro pennello, mi tengo qui due pennelli piatti, una pennellessa del numero 30 e una pennellessa del numero 20, perché entrambi possono essermi utili per sfumare bene. Allora, prima di tutto devo cercare di tracciare bene, appiattire bene il colore, quindi stendiamo le pennellate molto molto piatte. Cerchiamo di grattare un pochino con il pennello, cerchiamo di forzare un po' di più la mano perché bisogna appiattire il colore che abbiamo steso. Appiattendo il colore riusciremo ad averne meno anche nella tela. Ripasso più volte in verticale e in orizzontale. Rimarranno sempre le righe, che è normale. Però poi bisogna appiattirlo bene con un pennello a ventaglio, togliendo adesso il massimo del colore, della quantità. Per questo do un po' di forza al pennello. Adesso la stessa cosa la faccio di nuovo in orizzontale. Appiattiamo di nuovo il colore. Questo processo per 2 o 3 volte dobbiamo farlo, proprio perché così eliminiamo quantità di colore. Ogni tanto lo puliamo sul straccio o sulla carta. Ok, adesso cerco sempre di riportarlo dall'alto verso il basso. La pulisco un po' il pennello prima. Ecco, adesso che mi trovo con meno colore, posso totalmente appiattirlo meglio con un pennello a ventaglio più grande. Deve essere un pennello, io uso il numero 6, che è abbastanza morbido. Nel verso, allora, le pennellate le abbiamo fatte in questo verso. Noi, dal verso opposto, dobbiamo fare la sfumatura per cercare di capire dove arriviamo ad appiattire il colore. Tenendolo molto molto leggero, dobbiamo tenere la mano molto molto docile. Molto leggera. In questo modo anche le pennellate piano piano si esauriranno. Adesso l'abbiamo fatto in questo verso, dobbiamo farlo nell'altro verso. Se si sporca troppo il pennello o se crea troppe righe, andiamo a pulirlo
e poi di nuovo a scrivere il colore. Intendo sfumarlo. Fino a quando vediamo che le nostre righe sono sparite. Quando andremo a grattare con la carta vetrata, toglieremo anche queste righe, una volta che sarà asciutta bene. Però è importante stenderla bene, 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 tenendo sempre la mano molto, molto tenera. Mai con la mano pesante, bisogna carezzare la tela. Più si passano tante volte, meglio è, perché il colore si appiattisce di più. Non cercare di tenere la stessa pressione della mano finché si stende il colore. E si sfuma, perché mettendo il quando si mette il colore, tenendo una mano abbastanza con poca pressione, nonostante si metta più colore, si cerca di dare quello giusto. Poi quando si sfuma diventa un po' più facile col pennello a ventaglio. Adesso continuiamo a pulirlo e cerco continuamente di togliere ancora queste righe. Durante questa operazione di sfumatura del colore bisogna pulire il pennello senza bagnarlo. Bisogna pulirlo solo nello straccio per togliere un po' il colore in eccesso. Perché altrimenti se si bagna il pennello, questo pennello a ventaglio, ci vogliono delle ore perché si ritorni normale. Quindi non si riesce a dipingere bene. Se dipingerete con un pennello bagnato otterrete delle righe che non toglierete più. Adesso nell'altro verso vado a dipingere ancora togliendo le righe. Devo ripeterlo anche 10 volte questo passaggio. Se voglio avere una superficie che sia totalmente priva di righe e soprattutto pennelli molto molto morbidi. Quando cerco di sfumarlo, devo cercare di gestire il pennello con la maggior fantasia possibile. Devo cercare di togliere le righe facendo in vari modi. Usando il pennello in obliquo, a croce, tondo, in tutte le maniere esistenti. Bisogna proprio avere tanta, tanta fantasia. Dove vedi le righe, cercare ancora di incrociare e di toglierle, fino a quando il lavoro sarà meticoloso. Adesso in un paio di giorni asciugherà bene, poi lo gratteremo con la carta vetrata. E sarà pronto per il disegno a matita. Quando non dipingo è perché sto pulendo nella carta e pennello. Più lo tiro, più lo appiattisco, meglio è. Otterrò una pittura molto molto liscia. Infatti il pennello non fa più rumore perché la tela è molto molto liscia. Adesso, per fare questo effetto qua dovete comprare una tela di lino.
non di cotone e neanche di puro cotone. Quelle di lino costano un po' di più, ma danno un effetto, un risultato migliore. Come avete capito, ogni stesura va sempre grattata, sia che sia a resina acrilica, a gesso o a colore ad olio, va sempre grattata con la carta vetrata, fine, più fina possibile, con la carta vetrata da legno. Ecco, adesso ho esaurito le pennellate e ho cercato di rendere la superficie molto uniforme.